If you're looking for some action, why not take me for a spin? La verità è che non mi ricordo la prima volta che ho preso un pennello in mano, perché comunque sono sempre stato in mezzo al disegno, ai dipinti. Ho sempre avuto materiale a casa con cui dipingere, disegnare, anche se erano degli strumenti per scuola. Il fatto che avessi già abitato in Inghilterra, poi in Australia, il capitolo americano e soprattutto quello newyorkese prendeva sempre più senso. Da Byron Bay, dopo i viaggi in Indonesia, alle Figi, perché poi sono dovuto rimanere in Australia per 2 anni, non è stato molto facile, sono state 1000 avventure, 1000 storie da raccontare. Ho deciso di tornare in Italia per un po', sono tornato un po' per in Inghilterra, poi sono ritornato sono ritornato in Italia per 2 mesi, poi ho vissuto un po' in Jersey Island. E poi novembre 2007 sono partito per New York. Sono arrivato a New York con la consapevolezza di voler dare un'impronta più personale a quello che stavo facendo, in modo tale che tutto ciò che ho fatto in Australia fosse solo un passo. New York per me rappresentava l'occasione di essere completamente libero di fare quello che volevo, senza restrizione, dipingere chiunque volessi, in qualunque modo volessi, libertà al 100%, come potrebbe essere un free jazz nella musica. Was at the atelier that I met Giorgio, and I met his friend also, Layla Love. And we talked a little bit, and in talking I realized that the biggest obstacle an artist has in New York is to find the right place to show their work. We're actually furniture manufacturers. It's a company called Barron. We make furniture and curtains for designers and museums. And my showroom is really used for private sales. I don't use it that often. It's a few hours a week maybe. And the rest of the time I just walk through it. And I realized I have this beautiful space in Manhattan and I can share it with someone and help them to further their careers, help them to succeed.